The Score. Pronto? Pronto Ale, sei in via voce. Cos'è che dovevo dire? Allora, dovevi dire campionati internazionali d'Italia maschili. Siamo al Golf Club Acaia. E poi? E poi stai con noi. Bravo. Ma scusa, ma te dove stai adesso? Dalle donne, dalle donne. Sì, sì, bravo, bravo. When I was 6 years old, I broke my leg and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down. We watch the sunset over the castle on the hill. Acaia Golf Club, come da tradizione, apre i giovani ed inizia con gli internazionali d'Italia maschili. Un feed interessante e numeroso che ha messo in luce nuovi talenti e la curiosità per qualche nazione emergente, come il Marocco, che riesce a conquistare la seconda posizione individuale da squadre con un gioco dinamico e assolutamente coinvolgente. Il Nation Trophy però quest'anno in mani francesi, con una squadra solida che sbaglia poco e rimane concentrata per tutte le 72 buche del torneo. Ma è l'America la protagonista assoluta, con Sean Crocker, numero 15 dell'ordine di merito mondiale. Un talento indiscusso e sincero che rimane in alta classifica per tutto il torneo, vincendo 7 colpi sotto al par, che distanziano Ayubi Domar di ben 5 lunghezze. L'Italia si fa vedere dall'undicesima posizione in poi, ma alcuni score sotto par si sono fatti notare. Segno di capacità tecnica in un momento nel quale lo swing si sta ancora risvegliando. Il team azzurro sta lavorando molto, spesso sul gioco corto, per preparare una stagione che siamo sicuri porterà soddisfazioni. Iniziare la stagione osservando i nuovi fenomeni del golf è sempre un piacere, farlo in Puglia, dove il sole ed il vento sono sempre presenti, regala l'atmosfera da grande evento. Abbiamo visto futuri professionisti di successo in campo e tanta amicizia e sorrisi dallo spirito italiano. Il consiglio di quest'anno è seguire la nazionale azzurra, perché il grande golf inizia proprio da qui. Beh, prima di tutto Shen, complimenti per la vittoria, come hai giocato oggi? Direi che ho giocato bene, non ho performato alla perfezione come avrei voluto, ma è andata bene e sono veramente felice. Quando hai realizzato che potevi vincere? Pensavo di poter competere per il titolo sin dall'inizio, ma quando sono arrivato non conoscevo bene gli altri concorrenti e quindi mi sono detto, devo giocare al meglio. E avevo ragione, perché c'erano e ci sono i migliori giocatori europei. Abbiamo visto che ascoltavi buona musica mentre ti allenavi. Questa cosa ti rilassa? Mi rilassa, ma in realtà prendo il ritmo. Non uso le cuffiette perché non sento quando colpisco la palla. Fa tutto parte della mia routine. Cosa ti piace dell'Italia? Non ho avuto tanto tempo di girarla per gli impegni, ma è bellissima e tranquilla. È completamente diversa dall'America e dalla California. È bello venire qui perché c'è un bel contatto con la natura, con il relax e bellissimi percorsi di golf. Tu a chi vuoi dedicare questa vittoria? My parents and my coaches, everyone that helped me. Dedico la mia vittoria ai genitori e al coach. Stiamo lavorando tantissimo per la stagione del college. La dedico anche a tutta la mia famiglia e anche a me stesso. Ci sta. To me, I guess. Complimenti Sean, sei il nuovo campione internazionale d'Italia. Thank you. Swing your life.